Thank you.
Se sentite i suoni, ovviamente perché io ho voluto che ci fossero. Datemi un attimo che abbasso qua, che è altissimo. Mannaggia a chi fa i suoni degli emulatori. Ebbene sì, oggi cominciamo questa cosa insensata, oserei dire. Tra l'altro non mi va il controller sul Citra, perché il Citra è molto simpatico, quindi... No, non credo sarà una Nuzlocke. Giocherò a... Perché la webcam... Perché tocco la webcam quando non devo? Ok, sono centrato, più o meno. Allora, non so se sarà una Nuzlocke, perché sinceramente me ne frega il giusto. Voglio vedere più che altro quanto ci impiego a scassarmi la minchia. Molto banalmente. E goloso è goloso, perché permette effettivamente di giocare a roba. Il problema è che, cioè, uno spende 70 euro di... No, non le ho spesi 70, ne avrò spesi 50. Di controller di sti grandi cazzi, e poi... E poi ste robe non vanno. Non saprei. Vabbè. Ci giocheremo con la... Con la tastiera, no? Però aspetta. Ah, non ha preso il controller e basta. Vabbè. Lo attacchiamo con il suo bel cavettino USB. E siamo tutti quanti felici. Datemi un istante. Sì, prima me l'aveva presa. Ora non più perché è una persona simpatica. Molto banalmente. Ok. A sec. Ok. Ora sono sicuro di averlo attaccato al PC, ma poi rivediamo. Vedete? Ah, andando con il muro. Sì, l'ho fatto poco fa. Tipo. Ah. Non, I don't understand this, but ok. Solo un attimo. Che configuro quattro cazzate, la X è sopra e la Y è sotto perché è simpatico. Questo è il pad scorrevo, quindi questo è così. Lo rifacciamo subitissimo. Il C-Stick l'abbiamo fatto, i dorsali L, ZL, ZR. E voilà, dovremmo... Ok, in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Dunque, quello che vedi, Peppone, vediamo in quanto tempo mi rompe il cazzo questo gioco. Ve lo dico subito, potrebbe volerci pochissimo. Anzi, sì, dai, ci gioco in italiano perché almeno tutti quanti potete usufruire dei dialoghi senza che io legga troppo. Io credo che, cioè, la storia... La conosciamo, quindi non sto tanto a ripeterla troppe volte. Tra l'altro, devo essere sincero, a me l'OST di Sole e Luna è sempre piaciuta. Ah, se per caso dovesse laggare, fare cose, è perché ho impostato un rendering leggermente più alto rispetto al gioco originale. Quindi non preoccupatevi, tipo adesso. Poi se vedo che non ce la facciamo a tenere sull'emulazione, l'abbasso. Ciao Taku. Ah, ovviamente cattureremo Rockruff. Perché Sole e Luna, Ultra Sole e Ultra Luna, senza Rockruff non è una run. Se non è letteralmente un DLC di Pokémon Sole e Luna, credo ci vorrà poco di... Allora, non si discute. Ma come, Bao? Allora,
Ah, già che mette la QWERTY il gioco. C'è una bella roba, va. Ok. Mi manca la CFRU in questi casi. Se il volume è troppo alto, ditemelo, perché io lo sento qua nelle orecchie. Rockraft evento Pokéx? No, dai, ci teniamo Rockraft normale. Probabilmente lo allenerò in giorno in modo da farlo evolvere nella versione, appunto, mezzogiorno si chiama in italiano. E poi come si chiamano i protagonisti Oltre Sole e Ultra Luna? E sai che non lo so, perché su Master non ci sono. E quindi non lo so neanche in inglese. Posso andare a cercarli. Lo cerco e te lo dico subito. Intanto beccatevi la cutscene che non si era mai vista. Quella più spoiler mai. Vabbè, gioco. Allora, vediamo un po' Pokémon. Ah, ok, sono gli stessi di Sole e Luna. Sì. Come ha detto Taku. Vabbè, ragazzi. Pausa un secondo. Che abbasso un attimino la bontà dell'emulazione. Se no, esplode tutto. Alp, nome astrusi in arrivo, ma. Ah, Elio e Selene ci stanno. Perché effettivamente richiamano il sole e la luna. Dai, che bella Lola. Questa scena l'ho già vista, che strano. Tra l'altro adoro come siano già le 9:10, però qua è ancora giorno. Ah no, aspetta, forse era perché per la storia i primi minuti erano comunque di giorno, se non mi ricordo. Sembra un sogno, a me più un incubo, ma va bene. Ok, ricordavo. Perché se non sbaglio, su Ultraluna invece è contrario, cioè parti di notte anche se sei di giorno. Mi sa dopo che scegli lo starter, che spoiler, non terremo in squadra. Ho già una mezza idea della squadra che voglio fare. Sempre che arriveremo alla fine. No! Borachitti, no! Ah, che bella la copertina di Eevee. Allora. Ok. Perché gli starter di Alola hanno le evoluzioni più brutte di tutti, innanzitutto. Poi, sinceramente, lo facciamo sempre alle prime run di tenere lo starter in squadra, quindi. Non sono proprio tipo da starter io. In questo momento di Kanto non frega un cazzo a nessuno, chiaro? Che poi, cioè, se fossero degli starter, che appunto mi piacciono. Vabbè, avrei anche considerato l'idea di tenerlo. Ma. Boh, finirei per usare sempre lo stesso, non mi piace. Ah, è vero.
Tra l'altro vi abituerete a me che salvo tipo sempre perché sono fatto così. Niente, Ivi. Che poi in realtà io ho preso Let's Go Pikachu, non Eevee. Diciamo che Pikachu in realtà lì l'ho tenuto in squadra, l'ho usato poco, perché vabbè è rotto, quel Pikachu lì è troppo forte, ma quello lì l'ho fatto per ricordarmi un po' di Pokémon Giallo, che è stato il mio primo gioco Pokémon, e quindi un po' di nostalgia lì ci stava, però il giusto. Se... Andiamo a catturare il nostro primo Pokémon che terremo sicuramente in squadra. Ok, non era da queste parti c'era un oggetto, o sono scemo io e non mi ricordo. No, lì c'è la città. Ah, che bello Rockruff. Ma poi scusami, si può catturare Eevee? Cioè, si può avere Eevee regalato qua? Perché dubito che si possa trovare nell'erba alta. Unless. Ah, non l'ho mai sentito dire. Allora. Guarda, non mi ricordo minimamente dei Pokémon catturabili in Sole e Luna. Credo che sia stata l'esperienza Pokémon meno vissuta di tutta la mia vita. Lì lo stanno ancora costruendo il Pokémon Center. Figo. Ecco, di bello, Sole e Luna credo abbia la miglior grafica di un gioco Pokémon. Io adoro questo stile. Qua non posso andare. Nella seconda isola. Oh no, è arrivato un giovane Tramp. Vuole solo salutarmi. Palese. Bravo, Poplio. Vai via. La vittoria più rubata di tutte. C'è anche da uovo. Ah. No, non penso. Beh, però potrei farlo evolvere in Sylveon. Ci penso. Guardalo là, Kukui, com'è fresco. Allora, sicuramente starò un sacco di tempo a cercarmi un Salandit femmina. Oh no, come Baracukui. E catturerò Vulpix, ma credo che sia ancora al monte degli scemi alla fine della partita, quindi... Boh. Ora. Oh, Salandit si cattura nella terza isola, nella prima mi serve un Pokémon fuoco? No. Io andrei di easy mode. Ma in realtà è perché non prendo mai tipi erba, quindi. Ngesenzo bianchino? La seconda. No, perché mica è nell'isola dove c'è il vulcano gigante, no? Non è Monte Nevoso? Ah, ottimo, grazie. Che poi in Pokémon Sole io non vedevo l'ora di poter catturare Vulpix. E poi ho scoperto che si catturava alla Via Vittoria. Ah, il Vulpix di Lilia. Ecco, Lilia ha fatto una cosa buona. Ha
Lui lo chiameremo. Fo. Che nome di merda. Grar. Sarandite nell'isola di Akala. Vedi, allora mi ricordavo giusto. Perché io mi ricordo il montanaro che si mette dietro la foto per fare il simpaticone. Certo, i Kauna. Sì. Di sicuro non i capopalestra camuffati. No, no, assolutamente. Lilia Pokémon. Lilia sta Pokémon come Asura sta Fire Emblem ormai. Santo cielo. Certo che le community hanno veramente dei gusti di merda. E non mi pento di quello che sto dicendo. Sono convinto. Oh no. Posso dire che il restyling di Ultrasole Ultraluna però mi fa abbastanza cagare. Lì è overrated, ma di brutto anche. Ecco, ora in questa run potrete ammirare il mio noto, famosissimo e mai abbastanza amore verso questo personaggio di merda, ma... Che ci vogliamo fare? Vabbè, che cazzo, sono entrato. Vai, è bello Caterpie. Che tra l'altro non possiamo catturare, o sì? C'è la telepokeball che non stavo guardando. Manco per il cazzo. Ma ti dirò, le OST dei Pokémon sono tutte belle. Ce ne sono veramente poche che non riesco ad apprezzare. Cioè, Pokémon si mantiene sempre al top per la musica. Certo, magari ultimamente è un po' riciclata, però finché è buona mi sta anche bene, dai. Per apprezzare merita. Parti non ho dubbi. Va bene. Guarda, io non mi esprimo perché ultimamente non sto giocando tantissimo ai Fire Emblem. Cioè, non sto neanche giocando tanto a Heroes. Tipo che negli ultimi giorni mi sono giusto giusto ricordato di fare gli accessi. Ti dirò che non mi ispira. Perché non mi ispira. Non è che ci sia più molto da fare. Ho ripreso Masters. Mi sa che non intendi ci pare delle OST che ha preso più in settima gen. Vasponi Canyon, sicuramente. Sia la versione normale che la versione di Gucci. Se non l'avete sentita siete delle persone di merda, io ve lo dico. E... Echo How è una delle poche cose belle di settima gen. E... Cazzo... Non so come si chiami, cioè non mi ricordo come si chiami. L'OST del... Come si chiama? Del Kauna Elettro. Quella zona lì è carina. E ovviamente Awoli è molto... Diciamo che... come dire, ti fa sentire la Hawaii a Wally. È particolare, mi piace. Constance von Nuvel. Ma che cazzo me ne frega di Constance von Nuvel? Ma che cazzo me ne frega di Triausis innanzitutto. Ottimo. Rimettere in sesto che non ho fatto niente. Cioè, credo che Triausis sia il Fire Emblem più sopravvalutato dopo Fates. No, credo dopo Awakening più che Fates. Perché sì, Fates fa cacare, però... Cioè, non si erge a chissà che cosa. È un Fire Emblem a parte, si fa i cazzi suoi e tanti saluti. Ah, siamo in Speed Tie. Ecco, una cosa che mi sta sul cazzo di questi starter è che sono tutti piuttosto lenti. Credo che il più veloce sia Incineroar.
Ecco, lo sapevo che l'avresti detto. Che tra l'altro, gli unici due giochi per 3DS che ho sul PC sono questa bellezza e coso Fire Emblem Fates. Infatti, Anthony, me lo ricordo. Decideva 70, gli altri 60. Wow, che veloci. Madonna, che palle. Tra 2 giorni vado di Warriors. Quindi ti piace Awakening, ma anche Mystery? Mi dispiace. Incineroar a 65. Sì, ok, ma tra 60 e 70, cioè, sono lenti. Cioè, ci sta a mettere lo starter lento, quello un po' più bilanciato, e il Glass Cannon. Cioè, almeno anche lì fai i team un pochino più divertenti. Se non sbaglio, hanno proprio tutti delle stat molto simili. Lentivano abbastanza da Trickram. È per questo che fanno abbastanza cacare. O meglio, Incineroar è forte, ma non di certo per la sua stat in velocità. E ci sta. Ci sta, eh. Però tipo Decidueye lo potevano fare un filino più veloce. Sai, no, per giocarlo non in Trick Room, in Tailwind almeno. Cioè, farebbe comunque schifo, però. Senti Caterpie in sottofondo. Boh, raga. Io lo ripeto. A me la regione di Alola piace. Il problema è che hanno gestito veramente male l'esplorazione. Torracat 90. Ok, da Monkas, ma accetto. Ah, tra l'altro non ho impostato la chat qua sotto. Lo faccio al volo. Allora, innanzitutto l'alert box e lo lascio lì a caso, chi se ne frega. Un po' così non distrugge tutto. Ok, guarda, sono così bravo che vi lascio pure i sound alert. Divertitevi a spaccarmi le orecchie. Invece in Galar sono tutti veloci. Rillaboom è più lento. Sì, ma Rillaboom è abbastanza veloce perché 85 non è il male. Però quello che ha di forte credo che sia proprio il bulk che c'ha. Da quello che so, il VGC è sempre stato chi ha più HP vince. Ecco. Che poi, fun fact, cos'era? L'altro giorno? No. Forse era giovedì, non mi ricordo di preciso, però era settimana scorsa. Ci siamo rimessi a caso a fare qualche team stupido su Showdown perché non c'ho voglia di prendere e mettermi le cose su spada e scudo. Non ho ancora provato il team. Ma è una delle cose più stupide che abbia mai fatto dai tempi del 2015. Il magico, bellissimo meta di Horas, perché Horas è un bellissimo gioco. Chi ha più HP vince in Borsi. Va bene, ok. Poi ok, non è che stia seguendo il competitivo, vi dirò. Poi continua ancora a fare team strani, ma li abbiamo sempre fatti tutti quanti. C'è stato un periodo in cui andavamo su random.org e facevamo il team in base a quello che usciva. Nebulino. Sembra tipo lo spruzzino per l'asma, no? Il nebulino. Meraviglioso.
Meraganga speciale. L'avevi fatto tu? Perché mi ricordo che ai tempi ci mettevamo a fare... Che cazzo vuoi? Ti devo prendere a schiaffi? Ecco, io voglio capire perché qua gli sfondi li sappiano fare, ma su spada e scudo no. Cioè, è un ponte con uno sfondo pre-renderizzato, va bene, ma... Ok. Mega Kanga speciale. Per i Tavi Salamence... LOL. In che senso inseguimento? Cioè, non mi dire che gli hanno tolto beccata al 2, perché altrimenti chi prendeva la roulette se lo prendeva al culo. Ma perché? Invece sto giocando solo roba più balance meta abilitata da me. Game Freak. Vaffanculo. Cioè non mi sono mai posto la domanda perché non ho mai preso Rowlet. Cioè ho fatto due run, di cui una con Incineroar e l'altra con il Pokéx e mi facevo il team man mano. E quindi... Ciao Xariot. Oh no, top cake. Pokémon stagione 1. Lei che protegge... Beh, Pokémon è una citazione a se stesso un po', come dire, scaduta. Quindi... Dire che mi sono... Top 4 all'ultimo... Ah, Latam. Latam. Gracias Latam, la careta animales. Ecco, iniziamo già a parlare di Dark Souls. Cioè sei qui da tipo 2 secondi e già siamo finiti a parlare di Souls. La pietra lucente. Grazie per la pietra lucente. Ci rifacciamo gli occhi. Quando mai ho parlato di Souls Goose? E Miyazaki. Autocitazionismo. E va bene. Siamo a desafio Latam e comunque pieno di giocatori forti. Come no? C'erano 5 italiani. Ci sta. Beh, ma... Cioè, meme a parte, credo che la community di Pokémon Latam sia abbastanza grossa. E, sai, un po' meno clown di quella di Paladins. O altri FPS generici. Non mi sembra che parli così tanto di Souls. Salve. L'assistente più inutile di tutte potrei trovarti. Paco non si sente molto bene. Ma probabilmente in chat a lurcare, quindi... In teoria se lo cerchi dovrebbe comparire. Dovrebbe, poi vabbè. Magari sta dormendo. Ah, già che da qua non si può vedere. Vabbè, sti cazzi. Se c'è bene, altrimenti... Cazzi suoi. Nella sera della settimana in cui espelle il cringe... No, no, sta male, basta. Nel senso che non sta bene fisicamente. Sword and Shield è un gioco quasi morto. Actually non è morto ancora perché ha bisogno di tutto per tenere... Guarda. Se non fosse stato per il Covid ci sarebbe il competitivo, i tornei, proprio local, cazzate varie, quindi ha voglia. Però essendoci stato il Covid senza una scena competitiva, cosa ti aspettavi da Spada e Scudo? Non è...
Non è un gioco che ha una personalità. Per dire, Sole e Luna a me fan cagare e reputo che siano tra i peggiori titoli della storia di Pokémon. Però una loro personalità ce l'hanno, ok? Hanno un minimo di qualità, ancora c'era. Il problema è che Spada e Scudo è vuoto, non c'ha un cazzo da dire. No, non ha il Covid. Con il Covid hanno rielaborato l'app del TCG, cioè. Una versione di merda pur sempre una personalità. Beh, sì, effettivamente lo è. Beh, comunque io non apro l'app del. Ma l'app del TCG nel senso il gioco? Perché io non. Ah, TCG Live? È per smartphone. Perché di solito fanno ste cagate. Potrebbe essere la volta buona che. Tra virgolette, torno a giocare a Pokémon carte. Cioè, il problema del TCG di Pokémon è che è un po' come Magic, perché è nato da Wizard. Quindi devi seguire sempre i vari. Come si dice? I vari pack. Adesso non mi ricordo come si chiami bene il regolamento. Però ogni 4 pack. Cioè, dopo 4 pack non puoi usare le carte prima. È una cosa che mi è sempre stato sul cazzo. Siamo a qualche PC. Mi sono fatto da brigante siciliano. Strano modo di dire mafioso. Mi dissocio, è chiaro. Nel senso che ci sono stati tanti tornei online come varie Players Cup. Non lo so, non lo so. Senza la Dynamax. Guarda che senza la Dynamax secondo me Pokémon torna giocabile. Perché la Dynamax è qualcosa di assurdamente sbilanciato. Cioè ci sta che la possano usare tutti. Però, cioè, un Pokémon con il doppio degli HP, con degli attacchi per 3 turni, che sono delle mosse Z praticamente, con degli effetti aggiuntivi, no. Power Creep rapidissimo che manco fa. Vabbè, ma. Probabilmente farà la stessa cosa che ha fatto Yu-Gi-Oh! C'è stato un periodo in cui praticamente Yu-Gi-Oh! Era invivibile. Non potevi giocare. Beh, ridacci le Mega che sono innanzitutto più sensate all'interno della lore. Ma persino le mosse Z hanno un loro senso. E la Dynamax che. Vabbè, dovevi mettere una meccanica nuova per far finta che il brand sia vivo. Vabbè, però, so. Io ora sto giocando solo Eternatus come Uber. Ah, è vero, perché adesso puoi usare un leggendario. Io sto provando. Cioè, sto provando. Vorrei provare Oh. La Dynamax era ingiocabile, ora non è più forte. Beh, del resto ha un typing abbastanza stronzo. Quanti TCG lo hanno rovinato i bagarini. Ormai se devi spacchettare, devi spiegare quanto il patrimonio di Zopaperone. Il Covid ha rovinato tante cose. I bagarini ci sono sempre stati, non so quanti di voi magari prima andassero ai concerti così. Vi posso assicurare che ai tempi, per prendere un ticket di, non so, un concerto abbastanza grosso, che possono essere, boh, i Foo Fighters, cazzo ne so, i Guns N' Roses, quella gente lì era impossibile. Linkin Park. Cazzo ne so, gente anche attuale, era impossibile e pagavi 100 euro un biglietto in posti a caso, fuori dal mosh, una roba ignobile. Ora si è un po' sistemata la cosa. E Tokyo Hotel. Adesso è successa la stessa cosa nel mondo del gaming perché stando a casa la gente non ha nulla da fare, si mette a giocare, quindi giocare al PC. Alla Nintendo non è più tanto da sfigati, ma. State tranquilli che tra non molto torneremo bene o male alla normalità perché la gente smetterà di comprare dai bagarini. I bagarini vanno decisamente in perdita perché rimangono con delle scorte vuote, essenzialmente, quindi dovranno svenderle per togliersele. Però appunto ho visto la situazione del TCG di Pokémon e mi sembra peggio di Yu-Gi-Oh! Anni fa, ma veramente peggio.
Prendere il playset, le staple. Ma allora, io non gioco a Yu-Gi-Oh! Che non sia Duel Links da un sacco. Però ricordo le Entrap le hanno ristampate. Quindi in teoria. Cioè, dovrebbe andare bene. Quando uno youtuber ha fatto un video sul collezionismo, la set spazzatura è andata a ruba. Lo youtuber in particolare è Federic, vero? O Federico o Dario Moccia, cioè sono loro due i grossi. Perché mi ricordo che quando tipo Dlarz lo faceva, sì, ok, ha riportato un po' il fenomeno, ma insomma. A proposito di Duel Links, Arc V Hype, no! A me Arc V ha fatto cagare perché la meccanica dei pendulum era sbagliata. No, un americano. Ah, oddio, ho capito chi è. Coso, Logan Paul, quel coglione. Non mi faccio problemi a mandare a fanculo altra gente. Sì, allora ricordo, ho sentito. Chissà perché tutte le stronzate partono sempre dall'America. Comunque parlando di Duel Links, a parte che io ho ancora il Blue Eyes quasi completo, ma credo che ormai l'abbiano nerfato di brutto. Più che altro voglio assolutamente farmi Cyberdrago. Cioè, chiunque ormai, anche i sassi lo sanno che è il mio archetipo preferito. Sì, esatto, Anthony. Gladiator Beast sono Pog. Non mi sono mai piaciuti, però hanno una meccanica interessante. Cioè, praticamente è la, come si chiama, la fusione contatto fatta bene. Ora gli americani stanno succulando anche gli Oreo. Ah, sì, perché ci sono gli Oreo dei Pokémon. Che cosa stupida. Grubbin. Rimane un peso morto fino a troppo. Io direi che lo tiriamo giù o lo catturiamo. Mi sono fatto una roba. Ma se non sbaglio la Roma lo puoi anche fare solo con le roba free? Sì, Grubbin è bellissimo. Ma i Pokémon di settima in genere sono carini. A me piacciono. È tutto scambio quale. Ma guarda, a Roma fa abbastanza cacare. Cioè, nella modalità normale è veramente una merda, non puoi usarlo. Cioè, rompi il cazzo, però tanto perdi. Poi non lo so in Duel Links. Yugi di Playmaker, cos'è i Link, giusto? Meccanica carina anche lì, però. I Link erano rotti in culo. Tutti gli altri mazzi facevano cagare. A meno che non giocassero anche loro altri Link. Che solita minchiata alla Konami. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo così, va. Con 3Z. Spish. Va bene. Ma sì, dai, veniamocelo, che cazzo me ne frega. E ricordiamoci sempre che l'isola di Alola è uno dei borghi più belli d'Italia. Questo meme non fa molto ridere, Xario. Conta che non gioco PvP. È carino il PvP. Per uno che giocava ormai, i local è molto meglio il PvP o fare quei tornei che fanno ogni tanto. Duel Links è un bellissimo gioco rovinato da una pessima monetizzazione. Cioè, devi spendere un botto di gioco in pacchetti e la carta che ti serve si trova nell'ultimo e poi non so.
E il problema di quelle cose è che se permettessero gli scambi tra i giocatori, sarebbe un casino. Non venderebbero più. Poi vabbè, c'ha dei rate di merda. Sono d'accordissimo. Cioè, io per trovare l'ultimo Cyber Drago ho dovuto tirar giù l'anima. Non gli ho dato un centesimo. Le uniche volte che ho shoppato sono state per prendermi i tre deck del Blue Eyes. In modo da avere le tre copie e tutto quanto. Almeno la base ce l'avevo, ho speso tipo 5 euro. Per il resto, sì. La rottura di palle. No, non rimedi. Ne ho giocato sempre solo due mazzi su Yu-Gi-Oh! Qua Chimeiro è bellissimo. Dragon Maids lo giocavo anch'io. Ed è carino, ma non è meta. Non è mai stato meta. Anche perché poi per far girare Dragon Maid in modo serio ti serviva un extra deck da far paura, cioè spendevi un rene per avere certe carte. Vabbè, ma ci sta. Blue Eyes era forte anche in TCG. Comunque, se gioco solo Eternatus, Entei è diventato uno dei miei Pokémon preferiti in questa gen. Entei è sempre bello. E forte. Mi pare di averlo giocato qualche volta in VGC 15. Però non era il suo meta, decisamente. Sai, Landorus esisteva. Anzi, più che Landorus, Mega Kanga. Perché degli altri quattro stronzi non me ne fregava un cazzo. Era Mega Kanga il vero rompicoglioni. Ma secondo me più che Flare Blitz conviene Sacred Fire. Porca troia, il 50% di possibilità di scottare è esagerata. Personalmente. Sì, vabbè, ok, ci sta a giocarlo in casa. Nell'Instinct. Sì, vabbè. È un me. Cioè, è il gioco in versione light alla fine. Più veloce, più carino, secondo me. Più bilanciato, tra l'altro. Ora nella 16 aveva vinto i mondiali. Sì, ma guarda che i mondiali vincono sempre cose a caso, eh. Ti ricordo che cos'era nel 13 o 14 ha vinto Tellar Knight, che cioè faceva cagare rispetto a Clifford e altre cagate che giravano, se non me li ricordo tutti. Cos'era Shaddoll, cose ignobili così. Ha vinto Tellar, che era il mazzo più brutto possibile. C'era Hiro, che era carino. Che infatti. O ha fatto top, comunque era lì. I mondiali sono sempre a caso. Ora più visto che hai Nerf Focus e Immune Intimidate. Vero, vero. Questo gioco è da detto a te, sì. Wakfu. Non hai mai giocato GOT formato. No, l'ho visto giocare. L'ho visto giocare. Perché nel 2005 io avevo. Aspetta, 10 anni. Avevo 10 anni. E non potevo di certo permettermi carte esagerate. Grande Caterpie, mio fratello. Infatti lo gioco Scarf con Double Stab Focus. Ah, ok. Sì, ci sta. Beh, dai, adesso i leggendari di Hoenn senza la. Come si chiama? L'Archeo sono gestibili. Cioè, mi ricordo che nel 16 giocavo Rayquaza con cascata solo per tipo shottare Groudon. Gli altri non me ne fregava un cazzo. E giocavo Dialga per Xerneas, ma vabbè. Oh, ok, Rayquaza fa cagare.
Perché effettivamente la sua abilità non ha utilità. E sì, ok, ha stata alte, ma lo tocchi e muore. Quindi spiegami perché dovresti usarlo. Chi è? Ma che bello, che rocra. Che altro è... Zachan era un'altra delle mie possibili scelte, sinceramente. Non sai che ho ricominciato a castare tornei di CSGO, però. Onesto. Non so un cazzo di CS, quindi... contento tu? Io invece non vedo l'ora di dopodomani, perché uscirà innanzitutto Unite su smartphone e quindi approfitterò di un sacco di gente col telefono patata che proverà a giocare. Si resetta la season, quindi un sacco di gente se ne va a fanculo. E soprattutto esce Sylveon, ma anche Mamoswine mi interessa. Se non ho abbastanza monete, Silvio non lo scioppo, ve lo dico subito. Da Xero torna a castare i tornei di Paladins. Che cazzo è sta osta? Aiuto. Salve. Ma... Tencent Bed... No, dai, Tencent Bed no. Non è la migliore in circolazione. Ascolta, ti sta parlando uno che ha giocato per 4 anni a un gioco fatto da Ayres. Nessuno è peggio di Ayres. Forse Game Freak. Forse Game Freak. La Game Freak di adesso, almeno. Ok, a me non frega Nukaz. Vediamo. Guarda, tra uno e l'altro non so chi sia peggio. Perché so che TPC è il... È il capoccia, mettiamola così, ma Game Freak... Game Freak è sempre Game Freak. Ah, ve lo dico subito, non ho ordinato i remake di Diamante Perla, come ho già detto nel video, se non l'avete visto andatevelo a riprendere, non sto qua a ripetere. Però... Legends Arceus lo streamerò, perché quello è interessante, ma soprattutto è importante per me, perché sarà effettivamente l'ultima possibilità che darò a Game Freak. Se comunque ci sono delle premesse, il gioco non è eccessivamente e annunciano che vogliono continuare su questa strada, possibilmente migliorandosi, ci penso. Se rimanere ancora sulla barca, altrimenti per me Pokémon si può fermare tranquillamente alla settima gen. E sono anche buono. Non è castare volentieri, il problema è Paladin se è morto. Ma non mi dire! Ci ha impiegato più tempo del previsto, però alla fine è successo. Cioè era palese, ovvio, non serviva il mago Zurli per arrivare. Alla nuova season di Unite ci aiutiamo dicendo oppure posso andare a... Allora, il problema... Allora, faccio un discorso il più generico possibile perché
Non voglio che sembri un attacco a qualcuno, è semplicemente la constatazione dei fatti. Innanzitutto bisogna capire se ci sarà un reset dei ranghi, se ci sarà magari un declass, per dire che io che sto ultra passo per dire a veteran o non so, ultra 1, riparto dall'ultimo rango e già lì non possiamo giocare perché tu sei great e io sono ultra. Ma non credo che giocheremo con gente della chat che non conosciamo già, principalmente perché io voglio sapere più che altro con chi sto giocando, perché per dire, qualche volta abbiamo giocato con Anthony che è in chat, perché ci conosciamo da un po' e sappiamo bene o male come giochiamo insieme e quindi in qualche modo riusciamo a fare qualcosa. Vabbè, perdiamo sti cazzi. Il punto è che non me ne frega nulla di perdere. Però è che se siamo su livelli completamente diversi, non serve né a me né agli altri e tutti quanti ci rimaniamo male. Per un gioco del cazzo. Ma dai. Quindi le ranked? No. Non giocheremo con gente della chat a meno che non ci conosciamo da un bel po'. Su Discord, eccetera, perché purtroppo a livelli un pochino più alti bisogna mettersi d'accordo. E quando facciamo le casual, volentieri giochiamo tranquillamente. Anche perché sì, ti conosco, ma abbiamo giocato poche volte insieme e il più delle volte ho capito che non siamo sullo stesso livello. Io non è che sia sto grandissimo giocatore, eh. Però c'è comunque il fatto che ti mancano le basi, principalmente. Poi mi hai fatto vedere poca roba, però ti mancano le basi. Poi se vuoi, se hai la possibilità, principalmente, perché il problema è un po' quello, spero che Tencent metta questa cosa di poter rivedere le partite con quei codici, è di mandarmi il tuo gameplay. Così ti dico anche dove dovresti migliorare. Io meno Zard, quindi sono già escluso. Sei escluso. Allora, innanzitutto non so neanche che rango sei. Sei escluso. Non abbiamo mai giocato a MOBA, FPS insieme, quindi prima dovremmo giocare qualche standard. Faccio video con il tele. Va bene. Allora, facciamo così, andiamo ancora un pochino avanti, poi chiudo un attimo Ultrasole e vado un secondo su Unite che vi devo far capire una cosa, perché secondo me molti ancora non hanno visto sta roba. Greto, ho preso Crasso, non mi sono fermato perché ero in vacanza. Non possiamo giocare comunque. Anche perché io gioco quasi sempre con Paco, il che significa che lui è master e noi possiamo giocare solo con i veteran in su. E ve lo dico subito, già avere i veteran random in squadra è no. Perché c'è proprio una disparità di livello che è ignobile. Quello che conviene fare è che si migliori per i fatti propri e che poi ci si aggiunga agli altri. Ecco, tipo, Franci e Takumi, se volete giocate voi due insieme e migliorate insieme. Tanto, le guide ci sono, gli streamer ci sono. Se volete vi consiglio anche chi. Perché io ho seguito questa gente e tipo sono passato da expert a ultra in tipo 3 giorni, credo. Più caldo perché non è che abbia tutta sta. No, ho sbagliato. Tutto sto tempo purtroppo da perdere dietro a Pokémon Unite. Purtroppo o per fortuna, vedete voi, lavoro. E quindi per 8 ore al giorno sono preso a fare altro. Poi ripeto. Se facciamo una serata standard,
giochiamo anche tutti quanti insieme, che non è un problema, eh. Ci sta. Cioè, capisco. Ma guarda, a me ha carriato tanto il fatto di aver giocato a Paladins e Overwatch, che sono molto simili come struttura. E quindi sapevo bene quando fosse il momento di attaccare, ritirarmi. Sapevo bene o male già distinguere le build, le mosse migliori. Migliori, quelle preferibili rispetto alle altre. Perché avevo semplicemente esperienza pregressa. E poi guardate che Pokémon Unite è un gioco molto facile. È veramente stupido come gioco. È divertente proprio perché non è che ci sia granché da capire. Poi vi spiego bene alcune cose al volo. Bravissimo me stesso che spiega le cose bene al volo. Mua. Se no non avessi avuto Blizzard dietro sarebbe morto prima di Paladins. Beh, l'acqua è bagnata, Xariod. Non ho il tempo della mia fortuna. Ma guardate che non serve spenderci tanto tempo, ragazzi. Io adesso non riesco più a salire da Ultra Master perché c'è un sacco di gente che non si dovrebbe trovare a Ultra che mi blocca le partite. E perché principalmente non ho più molto tempo. Cioè, facciamo finta che ci sia un enorme tunnel, no? Ok. Questo tunnel si restringe man mano che si va verso l'uscita. L'uscita è il master, che poi in realtà non è vero perché il master basso è completamente diverso da quello alto, per dire, e a master alto tutti giocano in team. E il team significa 5 persone che si conoscono da sempre o che arrivano da altri giochi che giocano solo loro 5. Ma vabbè, questo è un discorso a parte. Partiamo da cos'era Beginner, che è la classe principale, la primordiale. E questo tunnel imbuto si è percorso appunto da tutta questa gente. Man mano che si va avanti. E quindi si restringe, c'è sempre meno gente. Il problema è che in questo momento c'è un ingorgo incredibile di gente che non ci dovrebbe stare a Ultra. Non sa quando attaccare, non sa prendere le mosse. Perché è pieno di ragazzini, bambini, ci sta come in tutti i giochi. In Unite di più perché ci sono i Pokémon. Banalmente. Però ad avere il tempo probabilmente a Master ci sarei già arrivato. Allora, facciamo così. Io non riesco ad arrivare ad esperto. Guarda. Facciamo un piccolo parallelismo. Facciamo così. Continuiamo mercoledì Ultra Sole, Ultra Luna. Adesso accendo al volo la console. Non ricordo se ho salvato perché ho la memoria di un pesce rosso morto, ma dovrei aver salvato adesso. Allora.